Benvenuto alla festa! Cosa c'è nella scatola? Yuri mi ha chiesto di esaminare una misteriosa scatola, ma è presto per i regali di Natale. Lo Spiritus. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man e oggi, appunto, dobbiamo vedere che cavolo sta in questa scatola. Tecnologia militare. Strano. Sembrano armi nucleari, in realtà. Spider-Man, hai trovato uno dei miei punti di ricognizione. Chi è che parla? Domanda errata. Quella corretta è: riuscirai a disinnescare le mie bombe? L'uomo del mistero ha disseminato dei punti di ricognizione. Praticamente sono riuscito a, diciamo così, sbloccare, ancora non si è sbloccato del tutto. Questo costume mi intriga, mi mancano soltanto i gettoni sfida. Prendo il gioco, pensavo, ma chissà da dove si prendono i gettoni in sfida. E guardate un po', praticamente è proprio da questo. Sfida bomba. A tutte le unità. Questo PC segnala la presenza di bombe nel quartiere e stanno per detonare. Devo sbrigarmi. Facendo 4 sfide bomba riuscirò a sbloccare. Devo muovere. Quello lì. Le bombe stanno per esplodere. Vai, bomba! Aspetta, ma dov'è? No, cavolo. Ok, ancora una. Oh! Guarda un po' dov'è. No! Ma dai! Ok. Poteva andare meglio. Infatti. Niente male con quelle bombe, ma dovresti lavorare sulla postura. Compromette la precisione. A che razza di gioco stai giocando? I giochi lasciamoli ai bambini. Io sono un professionista e ben pagato. Il tuo cliente ha sprecato i suoi soldi. Le informazioni possono valere più del denaro. Ho imparato molto osservandoti. Davvero? MJ, cosa hai scoperto su Isaac Delaney? Guarda la foto che ti ho inviato. Quale sarà Delaney? Non lo so. Dovrai andare alla festa per scoprirlo. Per fortuna ho già il costume. Diciamo che abbiamo trovato questo qui che ci sta sfidando. Quindi direi, facciamo una bella cosa. Io ci ho ripensato. Queste missioni qui che sbloccano i costumi, direi di farle, anche se sono missioni secondarie, direi di farle nel bel mezzo della storia. Tanto che ce frega. Anzi, che me frega. Una chiamata di zio May. Peter, ho parlato con la madre di Miles e non vede l'ora di inserirlo nel nostro gruppo di lavoro. Quella povera proprio donna ficcarcelo. Si fa forza per il bene di suo figlio. Ha bisogno di tempo per affrontare il dolore e ricostruirsi una vita. Hai avuto una splendida idea, Peter. Ben sarebbe fiero di te. Lo so. Il caro zio Ben. Donde stas? Ecco qui. 4. Non c'è molto tempo. Oh. Vai, spara. Dovrei avere abbastanza tempo per detonarle, cioè per toglierle di mezzo tutte quante. Eccole qua, dai. Mettono pochettino d'ansia. Va. Ok. Dai. Ok. Fatto. Stavolta è andato meglio, ma perché ho capito meglio il meccanismo, diciamo. Miccia corta. Mi piace. Posso già. Perfetto. Magnifico. Ok, questo è il costume abbastanza bello. Potere del costume, questo qual è? Proiettore offuscante. Non so se cercare di farle tutte quante. Devo neutralizzare quelle bombe. Sarebbe divertente. Avrei intenzione di farle tutte quante.
Così almeno vediamo un po' che cosa succede con questo qui. Che è sto poco tempo rimasto? Te l'ha ridotto i danni. Mannaggia. Se non t'arrampichi. Però non sono riuscito a prenderle tutte. Vabbè, ma scusa, era buggato il tempo. Cioè c'era troppo poco tempo. Che quante erano le bombe? Erano assai. Non c'ho molto tempo. Molto tempo, non so parlare. Ma se non sbaglio posso rifarle se voglio. Vabbè ragazzi, cambio di programma. Quelle missioni le facciamo un'altra volta. Non lo so. O no, le faccio da solo, ma boh. Per me l'importante è aver sbloccato quel costume. Oh. Festa di Halloween. Cioè, prima che cosa avevo detto, quel costume era perfetto per Halloween. Vabbè, ma non lo so. Il costume di un mio nemico. Scopriamo quale. Perché siete sempre così bastardi? Oh, questo sembra quello di Fortnite. Anche se alla fine, vabbè, è Halloween. Comunque l'ambientazione è bellissima. Complimenti. Chissà chi ha allestito il posto. Bravissimo. Vediamo se c'è qualcuno. E che è la Pemaia. Guardate quanti Spider-Man. Devo trovarlo prima che lo faccia. Fin troppi. Questo era un altro cattivo di Spider-Man. Solo che è ubriaco. Si è data la pazza gioia. Guardateci, siamo gemelli. Gemelli proprio no, perché non sto a petto nudo. Ridi al cavolo. Hai comprato il costume da tutto a un dollaro? Ma se l'avessi comprato sicuramente costerebbe di più del tuo. Visto che c'hai solo la maschera, fa pure schifo. Ma oh, Scorpion! Peccato che fosse Halloween prima di venire qui. Pensava fosse carnevale. Vabbè, non ti preoccupare, tanto più di due che si sono vestiti da Spider-Man. Oh, questo com'è che si chiamava? Scusi, è lei il dottor Delaney? Ah, oh, Spider-Man, la mia nemesi. Stavolta non mi prenderai. Oh no, del fumo. Come farò adesso? È la tua fine, Spider-Man! Questo c'ho il fumetto, sì! Mio. Ehi, ho lavorato su quel casco per una settimana! Devo trovare il dottor Delaney. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. E ho l'iraniatile. Che so finte. Comunque, sì, bel costume. Scusa per lo scudo, ma per il casco, ma vabbè. Ma è strano che non venga riflesso, eh. Ma viene riflesso il fuori, cioè non il dentro. Cosa strana e giusta. E non giusta. Questo mi ricorda il film di Spider-Man. Quel tipo dei dolci potrebbe essere di lei. Devo riuscire ad arrivare lì. Cerco. Ciao. Isaac Delaney. Credo sia sulla pista da ballo. Eccolo. A ballare la cucaraccia. Oh, ma carina. No, guarda. Quanto è bravo. Ehi, c'è Spider poi. Sono la tua nemesi. Oh. Magari più tardi. Qual è il problema, Kodra? Hai paura del mio possente corno? Cosa sei? Ehi! Combatti! Oggi lo Spider-Man! Ah, sto deficiente! Questo mi ha già rotto! Oh, appiccicata al pavimento! Era serio il danno a questo, eh? Cioè, proprio, boh, è uscito fuori di testa. Cioè, va bene che ti sei immedesimato nella parte. Oh, vediamo, saliamo ed entriamo. Oh, comunque tanti complimenti per i DJ che stanno qui. Solo cosa volete? È uno scherzo, giusto?
Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Chi è questo? Ah, ma sono ostaggi. Brutti mascalzoni di un paio di demoni. Ah. Aspettate. Oh mio Dio. Oh. Oh cavolo. Oh. Cavolo. Ok. Vai, attacca. Attacca, bastia. Attacca li mortacci tu. No. Oh. No, niente. Questo proprio. Oh. Tieniti una zucca. Ho spasciato tutto. Sì, però dai, ma che cosa non sono questi? Ok, basta. Sono proprio scocciato. Si è visto che mi sono scocciato, si vede? Volevo eliminarli in un modo migliore. Ma vabbè. Ah! Attenzione. 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 Deficient. Ecco qui. Così imparate. State tutti bene? Sì. Bene. Felice Halloween. Una torta. Una torta, ma una zucca. Fatto casino, sì. Ok, non perdiamo altro tempo. Creiamo un po' d'atmosfera. Ok. No! Ma davvero? Ok, mi stanno perdendo. Girarti non è il tuo forte. Oh 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 oh. Devo dire che non è stata affatto una buona idea, ma vabbè. Ok, una scossa ti farà bene. Dove hanno portato Delaney? Ma che ne so. Oh. È un polipo. Eccolo qui. Eh sì. E ci sono tanti bei ragnetti. Ma dove lo stanno portando? Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. Si è trasformato. Perfetto. Bello. La festa è finita lì. Questa mi giunge nuova. Morgan Michaels. Ma si è potenziato o cosa? Grazie. No, che fa? No! Oh cavolo. Sì, oh. Prendi questa. Benvenuto alla festa. Ma benvenuti anche a voi. Aia. Te levi davanti alle scatole. Ragazzi, c'è. Oh, ok. Oh.
A quello, a quello. No. Ma no. Ok. Mi ero scordato di questo potere. Oh. Becca di questo. Oh. Oh cavolo. Che caspiterina. Ecco qua. Oh. Beh, non era proprio a lui che volevo farlo, ma vabbè. Ok. Oh. Ah, piccolo disgraziato. Questo era l'ultimo. Devo trovare lì. Meno male. Questa festa non è più una festa. Cioè. No, mo se pigliano tutti ammazzate, dai. Mo è diventata una rissa. Oh. E questo disgraziato. Non devono venirsi a vicenda. Oh! Oh! Ecco. Credimi. Un paio di. È per il tuo bene. Oh, no, no. Beccatevi tutti una zucca in testa. Presto. Ok, va bene. Volete la guerra? Questi che vogliono? Ok, dovrei stare da quell'altra parte. No, dai, proprio a lui. E mo darà fastidio. No. Non lo fare. No, di nuovo lui. Non è neanche l'unico, Scusi, eh. Ma no. Ah. Wow. Compari. Madonna. Mi trovo in mezzo alle, alle tombe, sì. Stavo dicendo in mezzo alle trombe. Sì. Vabbè. Ah. Cosa gli ha fatto Martin? Beh, non l'avrei dovuto utilizzare. Visto che. Vabbè. Visto che da solo. Beccati. Una di queste. Che cavolo. E vabbè, che facciamo? All'improvviso era diventato un toro, non lo so. Facciamo una corrida. Quello con la testa da cavallo, togliti quella roba. Hanno segnalato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego tutto dopo. Ma ora devi trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Bella festa, veramente. Mi è piaciuta tantissimo. Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città. Ma nessuno vuole dirmi dove. Credevo collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco. Vabbè, fantastico. Nessuno vuole dire niente a nessuno, quindi... Ehi, hai trovato il dottor Delaney alla festa? Sì, ma anche Martin Lee. Oh no, cosa c'è? E anche un toro. Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. È terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so. Scommetto che lavora sul respiro del diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Forte. Qualche anno fa Osborne ha chiesto al Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità. Un laboratorio? Per il respiro del diavolo? Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so. Osborne ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborne. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborne. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito ti dirà qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Quindi dovremmo andare di nascosto? Comunque, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Diciamo che sta andando... ce la stiamo vedendo brutta. Quello che si suicida per volere, ovviamente. Cioè, non per volere. Perché glielo comanda... glielo ha comandato quello lì. Lì, insomma. Quello lì. Lì. Vabbè, comunque, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se avete ancora fatto. Questo costume veramente mi piace tantissimo, cioè è una figata.
No, vabbè, che cosa ho visto? No, vabbè, fantastico. È così luminoso che, cioè, riflette la luce sui palazzi. Fantastico, guardate che roba. Bella, ragazzi.